Signora, quanto tempo perde lei per creare queste creazioni, per fare queste cose? Quanto tempo perde? Bisogna vedere quello che faccio, bisogna vedere la composizione. Ma lei c'ha un negozio? Sì, c'ha un negozio qua, proprio qui. Proprio qui? Sì. Ah, il stesso paesino? Sì, proprio, lo stesso paesino. Bravo, vedi, perché noi abbiamo detto poco fa che oggi in questa fiera agroalimentare ci saranno tutti i prodotti locali, quindi il vino, i formaggi, l'olio che abbiamo visto poc'anzi al frantoio dove siamo stati e abbiamo visto proprio la lavorazione dell'olio. Come stai? Quindi, come stai? Allora cosa diciamo a tutti i cominciati? Che il prossimo anno devono essere presenti a fare di più, anche perché sono stati 50 bancarelle, 50 stand, sono tantissimi per essere la prima fiera alimentare pubblica a Flotta Lodaro. Benissimo, signora, vuole aggiungere qualcosa? E quindi ci auguriamo che l'anno prossimo ci sarà la seconda fiera agroalimentare sempre qui a Protonotaro e quindi dobbiamo dare appuntamento a tutto il pubblico che ci segue l'anno prossimo sempre Protonotaro fiera agroalimentare. A più tardi, perché ora vediamo, abbiamo altre interviste con altri stand, con altra gente che produce delle cose locali e prodotti proprio tipici locali dell'agroalimentare. Quindi a dopo. A dopo. Vediamo la signora qui, venga qua signora, venga, come si chiama? Rosalia. Rosalia, Rosalia, cosa fa? Io vedo qua tante cose, vedo le collanine, ma vedo anche i sottacesi. Sì. Qual è il connubio tra le due cose? Doveva essere un altro stand, però giusto, naturalmente oggi ci siamo messi qua. Allora abbiamo fatto dei sottacesi fatti in casa, poi abbiamo dei liquori fatti in casa come crema di limoncelle, tutte cose. Poi abbiamo tante cose in terracotta, delle fatte, un po' di tutto, sì, delle confezioni. Quelli che sono buoni, quelli ora me li compro. No. Vedo ai funghetti, cosa sì, sono? Sì, abbiamo dei funghetti, abbiamo i pomodori, tante abbiamo cose melenzane, tutte le cose. Questi li fate voi? Sì. Li fate voi? Ma sì. Lei è di qua? Sì, di Protonotaro. Sì. Okay. E c'ha un'azienda, ci produce tutto? No. Però le produce l'ho in casa? L'ho fatto così, l'ho fatto così. Le produce in casa, bravo, sembrano fatte proprio da un'azienda, vedi come sono carine. Abbiamo fatto in beneficenza, diciamo, per beneficenza tutte queste cose qua, quindi siamo organizzate per fare queste cose. E poi vedo qua anche che ci sono abbiamo una fatto le collane, ci sì. sono un sacco di collane, un sacco di cose carine, tutte cose. Tutte montate, tutte da me, tutte fatte. Brava, tutto in modo artigianale, che è quello che conta perché oggi siamo alla fiera agroalimentare, tutto quello che i prodotti locali, artigianali, sono oggi valorizzati e quindi vediamo appunto tutte queste cose carine e graziose. Quanto costa questa qua? Questa 7 euro. 7 euro, quindi sono prezzi popolari, per cui venite a comprarli, perché oggi e domani siamo qui alla fiera agroalimentare, sono in compagnia del mio amico Tindaro Ragusi, a cui gli passo un attimino la linea. Bene, allora signora, io voglio chiedere una cosa così birichina, com'è andata questo inizio di fiera? Sta lavorando? Sì, un pochino sì. Un pochino sì, quindi auguriamo che un altro anno ancora di più, adesso siamo 50 stand, un altro anno speriamo che si diventino 100. Sì, che siano di più, sì. Benissimo. E che va tutto bene, diciamo, che il tempo ci aiuti pure. Benissimo, vuole lanciare qualche messaggio a qualcuno? No, la signora è tranquilla. No, oggi c'è un po' di freddo, ma noi nonostante ciò siamo qui perché vogliamo darvi questa bella cosa che è la prima fiera agroalimentare. L'anno prossimo è un invito, ritornate, perché è importante che noi seguiamo e voi seguiate questo tipo di iniziative perché si valorizzano i prodotti locali di ogni singolo comune, di ogni singolo paese. In questo caso Protonotaro, che è provincia di Castroreale. Quindi seguiteci. Ok, andiamo avanti al prossimo stand. Signora, buonasera, buona grazie. Continuazione, buona vendita. Grazie. E comunque lo fa io. Oltre che un po' di andare. Vai diretto. Vedi che meraviglia. L'arancia fatta con l'olio locale, perché l'olio di questo signore lo fa lui. Me l'ha detto poc'anzi. Cioè lui tutte queste cose qui sono sue e io le assaggio, guardate che buone.
Ma badate più sotto. Una meraviglia. Come lo trovate questa arancia? Io lo trovo assolutamente fantastico. Assolutamente fantastico, lo trovo buonissimo. Ma poi anche l'olio è buono. Perché l'olio, lo fa lei. L'aceto, certo. L'olio, certo, e l'aceto. L'aceto fa. Viene fatto di Nerello Mascalese, che diciamo così una madre di aceto che ce l'aveva mia nonna 100 anni fa e ce l'ha sempre tramandata e l'abbiamo fatto sempre noi. L'olio viene fatto con dell'oglierola messinese o castriciana e qualche altra varietà di pomucellarica messinese che fa parte di una Doppo Valdemone. Infatti è gustosissimo, ma io addirittura assaggio anche il limone sempre condito con lo stesso olio, perché sono di una bontà incredibile. E ora poi il signore ora più tardi mi regalerà un litro di olio fatto da lui, io me lo porto a casa. Sicuramente glielo regalo, ma prima mi deve aiutare a raccogliere le olive, perché raccogliamo a mano e di conseguenza non lavoro in mani e ho bisogno di aiuto. Guardi che già ne ha conservati 50 litri qua, un litro ciascuno. No, perché no, è vero, perché stamattina siamo stati a visitare un frattoio qua della zona e quindi è vero, perché ho visto che c'è un olio di alta qualità in questa. Di alta qualità perché viene fatta con una lavorazione di molitura, con pietre di granito, lavorato a freddo, di conseguenza il massimo che ci può essere, difatti i gusti, i profumi non vengono intaccati per quanto riguarda le alte temperature dell'acqua, eccetera, eccetera. Viene fatto a freddo, tempi di produzione circa 2 ore, che sono inimmaginabili per i tempi moderni, però tutta a favore della qualità. Ma lei fa anche l'aceto? Fa anche l'aceto? L'aceto gliel'ho appena detto che è stato tramandato da mia nonna, la madre di questo aceto, di conseguenza lo abbiamo come un prodotto di nicchia, un prodotto nostro, eccetera, eccetera. Poi che meraviglia, nel frattempo Tindaro mangia, lui continua a mangiare, noi parliamo, lui continua a mangiare, ne approfitta, però io vi invito a voi di venire a gustare queste meravigliose arance, questi meravigliosi limoni e queste cose, queste prelibatezze che ci fa il Signore, perché è veramente un piacere, quindi venite, vi aspettiamo a questo stand, a dopo. Con chi abbiamo avuto il piacere di parlare? Filippo Killari. Il produttore di questa frutta. Allora, signor Filippo Killari, ci lancia un messaggio a tutti coloro che guarderanno questa intervista. Di provare i sentori e i sapori della nostra terra e di diffidare dalle imitazioni, dalle altre cose, cineserie e genere. E infatti noi non diffidiamo e ci gustiamo queste meraviglie. Che bontà! A dopo! Ora, questo.